Buongiorno a tutti. Sempre negli anni 40 dell'Ottocento, lo storico Pietro Corelli ci racconta un'altra leggenda monferrina. Nei pressi della chiesetta di Ronsone, o Ronzone, parliamo di Casale Monferrato, c'è un antico e grosso rudere. Qui nel IX secolo c'era un borgo chiamato Monferrato. Il signore di quei luoghi era un certo Oddo, un tipaccio prepotente e geloso. Di tutt'altra parte era la sua sposa Oldrada, bella, buona e onesta, ma costretta ad una vita di clausura. Confortata dalle attenzioni del proprio schiavo, di cui è segretamente innamorata, trascorre il suo tempo tra le mura di un antico maniero. Un giorno Oddo li sorprende mentre si scambiano effusioni. In uno scatto d'ira passa fil di spada la moglie ed è a sua volta disarmato e ucciso dallo schiavo che, pazzo di rabbia, scatena una sanguinosa rivolta popolare. Il borgo intero è divorato dalle fiamme, le strade si riempiono di cadaveri e quando ogni casa è ridotta in cenere, egli innalza una pira funeraria per cremare la propria donna. Così cadde quel borgo popoloso che, tanto per complicare le cose, diede il suo nome a questa regione storico-geografica. Di certo non si contano tutte le ipotesi sulla radice etimologica del nome Monferrato, di questo ne abbiamo già parlato, però esiste un'altra leggenda che ha come per protagonista un'altra donna dell'antico Piemonte, sempre molto sfortunata. Nella parte antica di Ferrara, pochi passi da via San Francesco e dal castello Estense, si trova il monastero delle Clarisse Corpus Domini. Nel totale silenzio di certe notti si aggira fluttuando sull'erba il fantasma sottile e cilestrino di una nobil donna dall'aspetto triste e infelice. Si tratta di Camilla Faa di Bruno, il cui corpo riposa da oltre 350 anni accanto a quello di Lucrezia Borgia e molti altri esponenti della famiglia d'Este. Questo malinconico personaggio femminile nasce nel 1599 a Casale Monferrato. Figlia del conte Ardicino Faa e della casalese Claretta, la bellissima Camilla, discendente da una delle più nobili e antiche famiglie del Monferrato, allora in signoria dei duchi di Mantova, si ritrova in qualità di dama alla corte di Francesco IV Gonzaga per il seguito di Margherita di Savoia. Quindi sotto Ferdinando Gonzaga. Nel giugno 1615 il padre decide di darle in marito il giovane cavaliere qualificato Ottavio Valenti, ma il duca invaghito della ragazza decide di averla come amante ad ogni costo. Lei lo respinge e allora lui decide di mettere in scena un matrimonio segreto, senza però alcun valore formale, poiché l'abate di Santa Barbara non è un parroco e vi è un solo testimone, l'aiutante di camera di Ferdinando. Camilla, però, che è una donna forte e sveglia, si farà consegnare una lettera d'impegno di matrimonio che cercherà di far valere. Successivamente è insignita del titolo di Marchesa di Monbaruzzo, in quanto per elevarla rispetto alle altre dame di corte le viene donato un feudo nell'Astigiano, il cui nome, secondo alcuni, vorrebbe dire Monte degli Sterpeti, quasi a voler presagire in modo sottile e allegorico il suo triste avvenire. Alla morte del padre si allontana da Mantova e si stabilisce a Casale. Qui dà alla luce Francesco Giacinto Gonzaga, unico discendente del sesto duca di Mantova. Ferdinando, indotto da motivi di stato a sposare Eleonora de' Medici, figlia del granduca di Toscana Fernando de' Medici, che in effetti sposò Firenze nel 1617, già pensa a far annullare il proprio matrimonio con la Faa. Probabilmente incarognita per aver scoperto di essere sterile, Caterina esige nuove nozze per Camilla e per questo la fanno tornare a Mantova, la privano del figlio e cercano di convincerla a rimaritarsi, ma lei si rifiuta categoricamente. Allora la spediscono al convento delle Clarisse del Corpus Domini di Ferrara, da dove continua a rifiutare l'espediente di un nuovo matrimonio. Ad un certo punto però le chiedono di prendere i voti, cosa che farà nel 1622 a soli 23 anni, vivendo in clausura per i rimanenti 40 fino al 1662, anno in cui morirà a soli 63 anni. In quel luogo remoto, silenziosissimo e isolato dal resto del mondo, la bella Ardizina, così come fu soprannominata da piccola per via della notorietà del padre, cominciò a scrivere le sue memorie, dal titolo Storie della signora donna Camilla Faa di Gonzaga. Dal doppio cognome e dall'enfasi delle stesse memorie, intuiamo che per lei quel matrimonio sarebbe rimasto valido per sempre. Questa è una leggenda vera che testimonia il coraggio di una ragazza tradita e ingannata da un uomo squallido, capriccioso e prepotente, che seppe ispirare autori del XIX secolo, i quali riproposero la vicenda della sfortunata Camilla con racconti brevi dal tono melodrammatico, modificando in parte la realtà storica dei fatti. Cosa assolutamente normale per il gusto dell'epoca, va però anche detto che molte leggende monferrine, soprattutto quelle che ruotano attorno alla dinastia degli Aleramici, sono nient'altro che una sapiente accozzaglia di racconti preesistenti, messi insieme più o meno coscientemente da poeti, scrittori, storici e accademici, anziché uno spontaneo prodotto di origine popolare, in grado però di restituirci l'immagine di quello che era l'ideale della vita cavalleresca realmente vissuta nell'Alta Italia. Grazie per l'attenzione e al prossimo video.